Francamente non so che dirti. Erano proprio fatte su un pezzo di legno grezzo o rigugnoso? No, avevo dato una mano di arpeggio e una mano di... Ho dato la preparazione che di solito diamo su strumenti, ecco. Ah. Ma era rifinito? No, perché qui si rifinisce parecchio, eh. In che senso? Sì? Cosa vuoi dire? Vai via, vai, vai. Sorti di... Cioè, perché qui noi ora... Sembra, ma... si rifinisce parecchio. Io ho visto facendo le prove su dei pezzi di legno piatti, anche se li lisciavo, non mi davano la stessa resa che danno sulle sulle bombature, capito? Scusate che sia stato questo. Capito, perché anche il colore si dà in maniera diversa. Adio. Mi cerca un po' di 180 là per piacere. Oh madonna! Ma insomma, visto il chioppettino, se ci si tira fuori due... Oh, bello quel tempo lì! Molto bello! Tu fondi quel violoncello tutti in un pezzo e il guadagno si è fatto, eh. Poi sinceramente io sono convinto che, per carità, l'altro ha il suo fascino. Vabbè, lascia perdere. Secondo me, se tu guardi la sonorità, almeno come costruiamo gli strumenti noi, grazie. Per me il pioppo è meglio. Bravo. Mi sembra più... Specialmente per violoncello. Mi sembra più completo, più... non lo so, violoncello e contrabbassi. Vengano meglio di tutto. Beh, contrabbassi non se ne parla. Ho detto la prima volta che ho dato in mano le strumenti al mio socio. Al tuo socio, no? Detto, mi deve parlare, così io sento di parlare, no? Mm. Allora, ti racconta la Marzellina. E va, e non so cosa, non mi è mai successo di parlare con un violino. Che bello. No, lo strumento deve entrare in vibrazione alla voce. Sì, si sente che a un certo punto... Parte, ecco. È come essendo una candela, un'anima. Sì, sì. Tu poi trovo sempre il modello Guarnieri, no? Quale? Cello. Questo è Pietro Guarnieri Fius Andrea. Questo non ho mai scazzato uno. Sì, questa è una bella forma. Per me è meglio le di Stradivari. Non ho quella di Stradivari, è troppo angolosa. E poi io ho trovato di dietro, io tutti gli strumenti di Stradivari che ho trovato, che ho visto suonare, erano tutti pieni di lupi, avevano tutti dei piombi alle corde, ma pieni, eh. Fa una festa. Che c'è? Ci fa una festa? No, è troppo fine e non c'è nulla da fare. Dove vai, dalla papera? No, sta buttando via gli schermi, guardavo anche la fa. Tanto niente, che sarebbe pronto. Mica bella idea, eh. Vai, vai. Da quando gli hanno detto che i tortelli sui sugo di papero vengono ottimi, perché... Ma fai brontola! Sì, incazza, eh! Non c'è più l'acqua! Si va a cambiare tre volte! Ma che fate per vedere una cosa?
E ti ho detto? Che fa tutto il giorno? Ora, allora, il problema è che ora è piccina, per cui bisogna proteggerla da tante cose, capito? Sì. Se ne aveva due, una è già morta, sicché la cosa mi gira molto i coglioni. Questa invece sta venendo su bene. E poi hai scoperto perché è morta l'altra? Perché molto probabilmente me l'aveva consegnata. Sai, anche loro non sanno mia, eh. Cioè, io ho parlato con i parenti di Mugello e mi hanno detto che da bambini, da piccinini, hanno una mortalità abbastanza elevata, queste bestie. Poi però vivono tanti anni. Origine, sì, è vero. Che c'è? Cosa c'è? Ah, credo che cambia di l'acqua, Corino. Cambia che la cambio, le sto passando le e mi hanno detto che hanno una mortalità molto elevata. La medicina la migliore, dopo si può vedere di una della scenografia di Raimuro, c'è lei con tutte papere d'intorno, ma tutte di Mugello negli anni 50. E la diceva che le papere a volte c'erano delle inviate, gli riusciva di salvarne uno. Sì. Capito? Perché non lo so perché. Poi però, se riescono a superare questo tipo di, diciamo, di mortalità, dopo le passano 10, 12, 13 anni, poi c'è dei paperi che hanno anche di più a seconda delle specie, capito? Io mi auguro che la mela la campi tanto, ma a parte il fatto che non so più come fare a dargli a mangiare, perché la mangia anche me. Però la ringrano. C'ho tutto. C'ho il coso, c'ho il saccone pieno di lasuropa apposta, ho il grano, il gran turco brillato. Sì, ti pare, in questa casa l'animale te lo come cristiano. Soltanto che questa mangerca. Oddio, è bellina perché quando il posto passi vede sempre dietro. Animali di compagnia, vedi? Non poi quando la sarà grande la si potrà cominciare a far ragionare con nicchie. Che la si potrà anche difendere, perché ora se anche per chiasso gli dà una le piccinina, se la rompe, se gli rompe qualcosa, capito? Allora quando la sarà bella adulta, dai, la sarà davanti il giardino e poi la vedrà per il cimitero. E io ho cambiato la quina alla parte del... tu sei in onda? Tu sei in onda? Come si passa con quella che ragiona con il cane come con la papera? Cambiate la quina, la paperella. Oddio, meglio con gli animali, ecco. Sì, cioè, dei cristiani andrebbero veramente lapidati proprio. Comunque. Sentite, sì, la fa un casino. Amelia!